Manca poco al 25 dicembre, giorno in cui si celebra la nascita di Gesù nella tradizione cristiana. I Vangeli secondo Luca e Matteo narrano l'annuncio dell'angelo Gabriele, la deposizione nella mangiatoia, l'adorazione dei pastori, la visita dei magi. Alcuni aspetti devozionali, la grotta, il bue e l'asino, i nomi dei magi, risalgono invece a tradizioni successive e a racconti presenti in Vangeli apocrifi. Il significato cristiano della festa risiede nella celebrazione della presenza di Dio. Con la nascita di Gesù, Dio per i cristiani non è più un Dio distante, ma un Dio che si rivela ed entra nel mondo per restarci fino alla fine dei tempi. Fanno ormai parte del Natale il presepe, l'albero, il calendario dell'Avvento, Babbo Natale e lo scambio di regali. E come tutti, anche Teramo si prepara al Natale con addobbi, concerti e un'atmosfera davvero suggestiva. E visto che ormai è Natale, non è Natale senza regali, come diceva Louisa May Alcott, Poste Italiane ha posizionato nei suoi uffici una cassetta speciale dove tutti i bambini possono imbucare le letterine scritte per Babbo Natale. Babbo Natale che quest'anno a Teramo si sdoppierà. Infatti il sindaco Maurizio Brucchi e l'assessore alla pubblica istruzione Piero Romanelli andranno a trovare i bambini degli asili, delle frazioni e porteranno loro dei regali. Una sorpresa ci sarà anche per gli amanti del gospel che il 21 potranno assistere al teatro comunale al concerto dell'Howard Gospel Choir, mentre gli amanti della storia e dell'arte potranno visitare i musei della città che il giorno di Natale resteranno aperti. Per tutti è arrivato a Piazza Martiri un abete di 16 metri.